Beh, intanto il sistema di relazioni, lo sviluppo e l'intensificazione del sistema di relazioni con il territorio è obiettivo principale del parco, non solo del nostro parco ma di tutti i parchi regionali archeologici di Sicilia. Così ha voluto e così vuole la nostra istituzione, il nostro assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato, è quello di tessere ponti di culture e quindi sfatare il mito che i nostri luoghi della cultura rimangono chiusi, chiusi alla popolazione, chiusi alle istituzioni, chiusi a grandi gruppi. Quindi noi siamo all'interno del solco di questi ragionamenti, di questi obiettivi, e l'incontro col console è un grande momento di condivisione, soprattutto foriero di speranze di collaborazioni nel campo delle culture, e perché in realtà abbiamo storie millenarie che ci accomunano e in un periodo così complicato, pieno di guerre anche alle nostre porte, accanto, sopra, sotto, tessere queste relazioni non è altro che andare contro la violenza, contro quelle che sono le guerre, e gettare questi ponti di cultura forieri di ulteriori sviluppi pacifici di relazioni tra i popoli che vantano anche una amicizia millenaria. Mi scusi perché io parlo poco italiano. Signori, sono molto lieto oggi che l'occasione ci è stata offerta di partecipare a questa visita del Parco Archeologico di Mera. Vengo a esprimere i miei ringraziamenti al dottor Domenico D'Argea, direttore di questo luogo meraviglioso. Possiamo permetterci di affermare che le relazioni fra la Tunisia e la Sicilia sono ancora più strette, che sia attraverso la lunga storia comune che abbiamo costruito. Guarda, non siamo stati sempre amici noi, ok? Quello che invece da questo momento in poi possiamo andare avanti, le guerre non si usano più, non sono di moda. Noi raccogliamo gli impulsi del territorio, li portiamo avanti. Questo è un incontro per me prevalentemente culturale, non è un incontro politico, non abbiamo le competenze per essere politici. Questo qui è un pensiero, è comune il pensiero, è parte del parco. Questo è il libro che ha scritto Roberto, quindi è rigorosamente personale. Vedete quanto è prezioso, ve lo faccio vedere. È un romanzo storico, ma ci sarà un altro tempo per raccontarlo. E qui c'è un piatto che abbiamo voluto insieme all'Aino, se no non siamo lì, che così bene lo sappiate. Si accettano offerte, ci sono in quella parte. È un piccolo segno di un piccolo artigiano di Terni. Ecco, e vorrei chiamare tra di noi il maestro Mancuso. Una dolce tunisina e tacchiri tunisina. Questo è incredibile.
grazie mille e per la signora. Vorrei fare figura una nostra custode donna, cioè okay. Sì, sì, vengo. Sì, sì. Grazie mille, grazie. Mi stai qui, vieni tu, almeno ti faccio lavorare con voi. Per carità, per carità. Io ne approfitto, vorrei ringraziare ma di cuore tutto il personale del parco. Questo è un, e vi chiedo di farlo con un applauso.